Cari ragazzi, carissimi amici, da pochi giorni si è spenta su questa terra la vita di Elio Croce, fratello Elio Croce. E vorrei parlarne a voi oggi. Perché? Perché lui era un uomo che desiderava fare cose grandi, non si è mai accontentato di cose piccole. Per cui già a 11 anni lui vedrete come cambierà la sua vita. Un altro motivo è stare a ciò che è chiesto. Lui si diploma in perito meccanico, ma in realtà fa di tutto e di più dove gli è chiesto. Ma chi te lo fa fare? Uno potrebbe dire, comunque, sei in Italia, sei italiano, perché andare in missione, come vedremo? Eppure la sua faccia, il suo volto, si vedrà, risponde da solo a questa domanda. C'è un altro motivo per cui voglio raccontare, perché io l'ho conosciuto personalmente, sono andato addirittura a sciare con lui quando è venuto in Italia. E mi ha comunque colpito tantissimo, appunto, la sua semplicità, la sua umiltà, nonostante tutto quello che ha fatto, di cui potrebbe tranquillamente vantarsi. 1946, 3 aprile, Moena, nasce Elio, infanzia vivace nei boschi, per cui immaginate ginocchia sbucciate così. A 11 anni vedo un giornalino che parla di missionari, gente che va in Africa, scrive, sono interessato. Dopo qualche mese arriva uno di questi missionari e lo invita a verificare nella scuola di Thiene, Vicenza, in Veneto. Chiede il permesso ai genitori e inizia la sua avventura. Studia in Italia e diventa appunto perito meccanico e dopo viene mandato nel 71, quindi a 25 anni, in Africa, Uganda. Kitgum all'inizio, 15 anni in un piccolo dispensario, poi a Gulu, sempre in Nord Africa, un po' più sotto, la Chor, grande ospedale, e lui è manutentore, e poi ancora lì, sempre in contemporanea, un'opera di bambini disabili, St. Jude, e lui praticamente ha due lavori. La sua vita è intensissima, lui attraverserà addirittura l'epidemia dell'Ebola, gravissima, quindi appunto un virus potentissimo. Affronterà i ribelli perché il generale Amin, appunto, era uno che per tanti anni ha fatto massacri nell'Uganda contro la tribù degli Acholi. Di lui colpisce la grandissima fede nella provvidenza, infatti non ha contributi stabili, ma sempre quando arriva una bolletta da pagare, qualsiasi cosa, lui riceve in modo misterioso dei soldi. Fadelelio ha costruito padiglioni ospedalieri, ha scavato pozzi, tantissime attività tecniche agricole, sempre appunto a fianco del popolo ugandese Acholi. La sua immancabile macchina Toyota, mezzo di soccorso, ambulanza, carro funebre, ahimè, anche per l'Ebola, sempre pronta. Fare e insegnare a fare. Era un ottimo educatore, per cui lui faceva, cercava che gli altri imparassero, gli suoi operai imparassero, da lui in questo caso. E quindi curava ogni persona, conosceva la famiglia, gli stava dietro. Desideri e sogni sempre nella sua vita, per cui una volta si cercò di fare lo speck equatoriale, ahimè, con successo pari a zero, lo dice lui stesso, tornò a mangiare i cibi locali. Mite e umile, questo è anche un aspetto interessante, noi siamo spesso presi dalla nostra stima, autostima, ecco, vedere lui si capisce che rispondere a quello che ti è chiesto spazza via questo problema della stima, autostima, perché facendo quello che ti è chiesto tu ti senti veramente realizzato. E adesso lasciamo parlare Father Elio. Sono un fratello missionario comuniano, da 43 anni in Uganda, sono partito nel 71. I superiori mi hanno mandato in Uganda e nelle missioni fin dall'inizio c'era da far tutto. E quando sono arrivato io, proprio nel 71, c'era il periodo di Amin, e Amin aveva mandato via dall'oggi al domani tutti gli indiani e voleva fare la guerra economica, una specie di autarchia, e l'economia è crollata dappertutto. E io mi sono trovato lì con un ospedale da mandare avanti, con costruzioni da fare, e non c'era nessun supporto dall'esterno che potesse aiutarti, se volevi fare qualcosa, se si rompeva qualcosa lo facevi tu o rimaneva lì. E anche
solo l'officina meccanica, era l'unico meccanico che riparava macchine e saldava anche le zappe della nostra gente in un grande distretto. Sono sempre stati al fronte. E allora nell'86 ho cominciato la guerriglia. Ho cominciato a obbligare la gente a unirsi a loro e sono diventati crudeli anche. Ho cominciato a ammazzare se non accettavano le loro proposte. Hanno cominciato a portare via i bambini, farli bambini soldato. Dal 71, direi fino a pochi anni fa, abbiamo avuto solo guerre. L'Uganda purtroppo è formata da 30 tribù e tutte queste tribù vorrebbero andare al potere. Dall'85 sono in un grosso ospedale, il più grosso ospedale no profit missionario che esiste nell'Africa centrale, diciamo. Nel 1959 i missionari comboniani fondano un piccolo ospedale nella perla dell'Africa, l'Uganda. Lucille Teasdale, chirurgo canadese, arriva all'ospedale di Lachor, nella savana del Nord Uganda, per raggiungere un pediatra italiano. Piero Corti, che ha il sogno di offrire le migliori cure possibili al maggior numero di persone al minor costo. In 35 anni hanno trasformato l'ospedale di Trenta Letti in un grande polo sanitario. Per 20 anni è stata l'unico chirurgo per oltre 2 milioni di persone. Hanno curato generazioni di malati e formato centinaia di medici e infermieri ugandesi. Era una fonte di conoscenze per tutti noi. È un ospedale molto grande adesso. Ci abbiamo sui 550 letti nell'ospedale, poi ci abbiamo 300 periferici e anche lì con 25-30 letti per uno. Anche ci abbiamo in media di 7.000 parti, più di 7.000, una ventina al giorno sono di parti, 7.000 parti all'anno. Poi però ci abbiamo anche sui 5.000-6.000 operazioni, vedono più di 250.000 visite ambulatoriali, insomma è un grande lavoro. I bambini non pagano, le mamme che vengono a partorire non pagano, negli altri ospedali fuori pagano cifre altissime. Adesso è dal 2010 che siamo in pace. Quando Museveni è andato al potere, i nostri acioli si sono vendicati contro la tribù di Museveni e lasciarono i bambini. E in una missione di Anaka, qui a 50 km, c'era nella missione una donna chiamata Bernardetta che aveva cominciato a raccogliere, una locale, ma senza particolari formazioni, cioè aveva, brava proprio di natura. Ha cominciato a raccogliere questi bambini, poi è cominciata la guerriglia. E anche lì ancora bambini abbandonati, orfani, eccetera, ce ne aveva 150 alla fine. E lei si fidava della provvidenza e siccome che aveva salvato anche questi bambini della tribù del presidente di Museveni, anche i militari erano benevoli con lei. Ci hanno dato tanta campagna e si è messa a coltivare la campagna e ha cominciato così, insomma. Nel 92, dopo 5 anni che era lì, improvvisamente una notte è morta per un'emorragia allo stomaco. Io mi sono trovato lì con questi 300 bambini e siccome che avevo cominciato così, insomma, mi sono cascati sulle spalle. Saranno una settantina di orfani e una trentina di disabili dentro. Poi la provvidenza mi ha aiutato anche a mandare della gente, insomma, cioè per esempio è arrivata la Maresa 10 o 15 anni fa e da allora viene sempre giù e da allora mi tiene, mi fa i piani di terapia di tutti i disabili che ci abbiamo.
se è un'opera di Dio, ho detto andrà avanti. molti, ci abbiamo un'offerta da darti, va bene, grazie. Cosa fai? Faccio, mantengo questi bambini, devo mantenere i salari delle mamme, mangiare, la sanità. Ma nessuno vuole contribuire a portare avanti la routine. Comunque è 30 anni che io cerco qualcheduno e non è ancora saltato fuori. Ma no, mi considerano come appunto il loro papà, diciamo. Pensatevi, non sono mica eterno, anche. C'ho anche io la mia età, non c'ho più 70 anni. Porca miseria. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Lola.